Bentrovati a tutti voi, abbiamo il caso Consip in primo piano con la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma delle posizioni del magistrato Woodcock e della giornalista Sciarelli. Woodcock era indagato, era accusato di rivelazione di segreto d'ufficio e di falso. La richiesta è stata inoltrata al GIP che dovrà decidere e anche al CSM che ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato napoletano. L'ennesimo colpo di scena nella vicenda Consip arriva a metà mattina. Le accuse contro il magistrato napoletano John Woodcock vanno archiviate. La richiesta arriva dalla Procura di Roma sull'operato del sostituto procuratore della DDA di Napoli. La Procura della Capitale aveva aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di falso e rivelazione del segreto istruttorio. Quest'ultima accusa in concorso con la sua compagna Federica Sciarelli. Gli atti sono stati trasmessi dai magistrati romani anche al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha a sua volta aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Woodcock per capire se ci siano delle irregolarità nelle modalità per le quali l'inchiesta era stata assegnata proprio allo stesso sostituto procuratore della DDA di Napoli e nella sua conduzione dell'inchiesta. Erano due quindi le tesi accusatorie nei confronti di Woodcock. La prima era che avesse passato lui insieme alla compagna, la giornalista Rai Sciarelli, per la quale i magistrati hanno presentato la stessa richiesta di archiviazione, informazioni riservate al cronista del Fatto Quotidiano Marco Lillo, che in alcuni articoli a ridosso delle festività natalizie 2016 aveva scritto delle perquisizioni nella centrale acquisti della pubblica amministrazione e delle iscrizioni nel registro degli indagati del comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio Del Sette e del ministro dello sport Luca Lotti. Le fonti del fatto però, secondo i magistrati, non erano né Woodcock e nemmeno la Sciarelli, con gli inquirenti che adesso concentrano le indagini sul capitano del Noè Scafarto, al centro anche dell'altra ipotesi di reato nei confronti stavolta solo del magistrato napoletano, quella di falso. Scafarto ha messo nero su bianco la falsa ipotesi che fosse seguito dai servizi segreti, ma Woodcock, interrogato dai colleghi romani lo scorso 7 luglio, aveva dichiarato: quando Scafarto mi raccontò di essere seguito da uomini dei servizi segreti, gli ho semplicemente chiesto di verificare e poi di scriverlo nell'informativa conclusiva. Da accertamenti successivi a quella discussione tra Woodcock e Scafarto, la circostanza relativa ai controlli degli 007 sull'inchiesta risulterà falsa, ma di questo nel verbale scritto da Scafarto non resta traccia. Adesso sulla posizione di Woodcock dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari, mentre si avvicina la data della prima udienza del processo per Alfredo Romeo, imprenditore accusato di corruzione per la gara di Facility Management da 2,7 miliardi di euro divisa in lotti da centinaia di milioni di euro sui quali puntava lo stesso Romeo. E ha lasciato una scia di polemiche il G7 del lavoro che si è svolto nel fine settimana a Torino. Gli scontri con le forze dell'ordine e il fermo di uno dei leader di uno dei centri più famosi, più conosciuti del Nord Italia hanno alimentato la discussione, ma è anche polemica politica tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Il G7 del lavoro è finito, senza danni, dice la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ma restano le polemiche PD 5 Stelle e soprattutto la mobilitazione del movimento antagonista, anche perché in carcere c'è uno dei leader del centro sociale a Scatasuna, Andrea Bonadonna, accusato di aver colpito un poliziotto per liberare un manifestante arrestato. Ieri sera un presidio davanti al carcere e ora Reset G7 ha già annunciato che domani tornerà in Piazza Carlina, che è stata la piazza di Torino dove alloggiavano i ministri e le loro delegazioni. Da Matteo Renzi a Salvini, da Poletti e Fedeli, ora sono tutti spaventati per ciò che è successo a Torino. Hanno visto che noi non abbiamo più paura e che loro ne hanno sempre di più e quindi gridano allo scandalo. Ma lo scandalo vero è ogni giorno in cui non succede nulla, in cui si muore di lavoro e di fatica, in cui loro se ne stanno tranquilli mentre noi crepiamo di disoccupazione e precarietà, avverte Reset G7. Il vertice era stato dirottato alla Reggia di Venaria per salvaguardare la città, una decisione corretta per poter garantire la sicurezza di tutti. La nuova destinazione ha consentito di mostrare una delle bellezze del nostro territorio, ha detto ancora la Appendino, che ha anche espresso solidarietà agli agenti feriti. La sindaca si è tenuta fuori finora dalle polemiche col PD, che accusa il Movimento 5 Stelle di aver prestato il fianco a quei violenti che dalla sera di venerdì hanno provato ad accendere lo scontro.
Squallidi amministratori locali, li ha chiamati il segretario Dem Renzi, facendo anche riferimento alla messa in scena dei contestatori che hanno inscenato appunto la ghigliottina per lui e il ministro Poletti. Il vice sindaco di Torino Guido Montanari, l'amministratore più legato alle battaglie Nottav che aveva rivendicato il suo dissenso al G7, non ha partecipato alla manifestazione sabato scorso per un impegno a Iesi, ma in piazza c'erano alcuni consiglieri comunali 5 Stelle e una consigliera regionale ha chiesto la liberazione di Bonadonna. Ma a dare la linea pentastellata è stato il neo leader Di Maio, che ha voluto chiarire: le violenze non fanno parte del DNA del Movimento 5 Stelle, le nostre battaglie le abbiamo sempre fatte in Parlamento e in nessuna manifestazione di piazza è mai avvenuto alcuno scontro. E approda in Parlamento il disegno di legge sull'abusivismo, ma potrebbe subire un'altra battuta d'arresto nel PD, che comunque lo aveva votato. Ci sono dubbi e domani il fronte ambientalista farà una manifestazione davanti al Parlamento perché ha duramente criticato questo testo di legge. Il disegno di legge sull'abusivismo torna a Montecitorio tra le polemiche con il rischio di un nuovo blocco. All'interno del PD, che lo ha votato, infatti spuntano voci di disaccordo. Si discute sull'opportunità di approvare un testo presentato dal verdiniano Ciro Falanga e contestato duramente dal mondo ambientalista, che per domani prepara una protesta davanti al Parlamento. Il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci del PD, non crede ad un'approvazione in tempi brevi. Dubito, avverte, che il provvedimento andrà al voto così com'è. Il punto di maggior contrasto è l'ordine di priorità nelle demolizioni che il disegno di legge vorrebbe introdurre. La precedenza assoluta va agli immobili non ultimati e vuoti. Per gli altri, quelli abitati, le ruspe possono aspettare. Torna in auge lo stato di necessità che può giustificare l'abuso. Un criterio sbagliato, rispondono gli ambientalisti, che di fatto legittima l'abusivismo. In questo modo, commenta Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente, si è voluto mettere i bastoni tra le ruote al lavoro delle procure, che sono le uniche ad avere imposto gli abbattimenti di molti ecomostri. Per Legambiente inoltre il disegno di legge non affronta il nodo fondamentale, cioè quello di togliere le competenze sugli abbattimenti ai comuni, troppo legati al consenso elettorale, per affidarle invece allo Stato attraverso le prefetture. È sempre Legambiente a stilare una classifica dell'illegalità nel ciclo del cemento nel 2016. In cima alla classifica degli abusi c'è la Campania con 200.000 procedimenti in corso. 764 infrazioni, il 17,3% dei reati commessi sul territorio nazionale. A seguire c'è la Puglia con 445 infrazioni, pari al 10%. Seguono Calabria con 411 infrazioni, che corrispondono al 9,3% dei reati a livello nazionale. Il Lazio con 375 infrazioni, l'8,5%. Ecco invece le regioni più virtuose: la Valle d'Aosta al primo posto con 8 infrazioni accertate in tutto il 2016, pari allo 0,2% dell'abusivismo nazionale. Seguono il Molise con 51 infrazioni, quindi l'1,2% dei reati nazionali. Poi c'è il Friuli Venezia Giulia con 80 infrazioni, l'1,8%, e l'Umbria con 111 infrazioni, che corrispondono al 2,5% dei reati ambientali commessi in Italia. E adesso andiamo alla periferia di Milano, a Cinisello Balsamo, dove nella notte ha preso fuoco un deposito di rifiuti industriali e speciali. L'azienda è dello stesso gruppo al quale il deposito a cui è andato appunto nel mese scorso, nel luglio scorso, era andato a fuoco un altro deposito, questa volta però a Bruzzano. L'incendio è sotto controllo. Appena mi arriveranno le pale gommate, cominceremo anche a spostare il materiale e a riporlo nei container e a fare un ulteriore minuto spegnimento più incisivo. Bruciano da questa notte materassi, legno, ferro, carta, gomma, piuma e altri materiali non pericolosi, stoccati nel capannone del gruppo Carluccio a Cinisello Balsamo, nell'Interland a nord di Milano. La colonna di fumo grigio si disperde lentamente nell'aria, il vento soffia verso Monza, ma dalle prime rilevazioni delle centraline mobili dell'ARPA non sono presenti nell'aria sostanze tossiche.
Abbiamo chiesto in via precauzionale, ma per il fumo, per la presenza di fumo, di tenere le finestre delle abitazioni temporaneamente chiuse. È il secondo incendio nell'arco di 2 mesi in una struttura di proprietà della famiglia Carluccio, specializzata nello smaltimento di rifiuti non pericolosi. Era a fine luglio quando andò a fuoco per 2 giorni il capannone di Bruzzano e una colonna di fumo nero fece scattare l'allarme diossina, un timore poi confermato dai livelli di concentrazione di questa sostanza dannosa per l'uomo, che nella fase acuta dell'incendio erano risultati superiori di ben 270 volte i limiti di legge. Il sospetto è che fosse di origine dolosa. Giuseppe Carluccio allontana i giornalisti, non risponde alla domanda sulla strana coincidenza tra i 2 roghi in così poco tempo, segue l'operazione di spegnimento dei vigili del fuoco nel capannone di Cinisello, dovrà fornire le autorizzazioni della sua attività, quali materiali erano presenti in azienda, in che quantità, ma anche i certificati dell'impianto antincendio presente. È necessario capire se nel rogo sono bruciati rifiuti che lì non potevano stare, come è successo ai primi di settembre alla Eredi Bertè di Mortara, in provincia di Pavia, tonnellate di immondizia di ogni tipo accumulata senza essere divisa per tipologia. In mezzo c'erano anche materiali speciali che non sarebbero dovuti esserci. I vigili del fuoco lavorarono giorni per sedare le fiamme. L'allarme diossina fece fermare la raccolta di mais e riso nei campi di quella zona della Lomellina. Da subito però era chiaro che dai bocchettoni dell'azienda usciva poca acqua, c'era poca pressione. L'impianto antincendio era in regola, ma solo sulla carta. Adesso il calcio con la Serie A, dove il Napoli è da solo in testa alla classifica grazie alla 7ª vittoria consecutiva e al contemporaneo stop della Juventus che è stata fermata sul 2-2 a Bergamo dall'Atalanta, un pareggio che ha lasciato una coda di polemiche. Rigori concessi, rigori negati, VAR ancora protagonista e Napoli primo in classifica, +2 su Inter e Juventus. È la sintesi della 7ª giornata di campionato in cui la squadra di Sarri, con l'ormai consueta esibizione davanti al pubblico del San Paolo, prova a lanciare un messaggio alle inseguitrici abbozzando un principio di fuga. Il primato è in solitudine, visto che nel secondo posticipo la Juve non riesce ad andare al di là del pareggio 2-2 in casa dell'Atalanta, dopo essere stata in vantaggio per 2-0 e aver sprecato un rigore con Dybala. Un terzo gol la Juve lo aveva segnato con Mandzukic, ma l'arbitro D'Amato lo ha annullato con l'ausilio della VAR, da cui emerge una precedente gomitata di Lichtsteiner al Papu Gomez. Ancora polemiche sulla moviola in campo, il penalty fallito da Dybala non c'è, ma l'arbitro lo conferma con la VAR, mentre non va a vedere il video su un evidente fallo in area ai danni di Higuain. Il problema sembra riguardare più una conformità di utilizzo e i tempi necessari per analizzare le azioni dubbie, come sottolinea il tecnico bianconero Allegri. E per il calcio secondo me non va bene per lo sport che è, perché altrimenti bisogna mettere i falli intenzionali, il gioco effettivo, e quindi poi si diventa come il baseball in America, si sta 10 ore allo stadio, si mangiano le noccioline, si fa un'azione di 1/4 d'ora, e va bene. L'Inter continua a vincere ma sempre col fiatone, contro la Cenerentola Benevento parte bene con la doppietta di Brozovic, mancando poi però di continuità subendo il gol di D'Alessandro e rischiando la beffa finale tra le perplessità di Spalletti. Con meno ostacoli il percorso della Roma, più concreta che bella, ma presente, sveglia e cinica. Almeazza sa soffrire contro un Milan frizzante nella ripresa, per poi colpire prima con un'invenzione sull'asse Pellegrini-Dzeko, poi con Florenzi già tornato ad alti livelli. Per Montella, terzo capo in campionato e il fantasma di Ancelotti meno lontano. Il risultato più eclatante lo trova la Lazio, che rimonta e travolge il Sassuolo 6-1 all'Olimpico, condotta per mano da Luis Alberto, autore di una doppietta. Una goleada che continua a far sognare la squadra di Inzaghi saldamente al 4º posto. Dopo la sosta per la nazionale, Inter-Milan, Juventus-Lazio e Roma-Napoli, super sfide che incideranno sulla classifica. E per oggi è tutto, lascio la linea adesso a Tagadà, grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.